Questo è l'appartamento sottoposto a sequestro dalla polizia giudiziaria, l'appartamento in cui è avvenuto il duplice omicidio ieri sera alle... La ricostruzione dell'episodio ci dice che sicuramente c'è stata una fortissima premeditazione e questo è rinvenibile sia dalle attività di ispezione che il soggetto ha fatto nei giorni precedenti e anche durante la giornata dell'episodio, sia proprio dall'esame, dall'interpretazione del bigliettino, dei famosi 5 foglietti, lì dove non soltanto vi è uno studio dell'itinerario da seguire per evitare le telecamere, quindi per agire in sicurezza, ma vi è purtroppo anche la programmazione delle modalità dell'azione omicidiaria, che sarebbe dovuta essere preceduta anche da un'attività preliminare prodromica all'omicidio. Su questo non posso darvi altri dettagli, però ciò che è stato rinvenuto nell'abitazione, le striscette, stringitubo e altro materiale, ci indicano questa pista e ci fanno propendere per l'ipotesi che l'omicidio dovesse in realtà essere una rappresentazione.